Buonasera di nuovo, siamo in diretta su Libri TV e come vi avevo annunciato questa serata di questa puntata di Voci Transnazionali, questa prima puntata di Voci Transnazionali questa sera siamo in collegamento con Francesco De Palo. Ringraziamo Francesco De Palo di essere qui in diretta con noi su Libri TV, non è la prima volta, è tornato e quindi insomma speriamo che questo voglia dire che potremo avere anche altre opportunità. Buonasera a voi. Parliamo con Francesco Di Paolo. De Paolo di cosa? Parliamo di Grecia. Lui è un esperto, un giornalista, saggista, scrittore, ha anche un, diciamo, un blog, un pochino così se possiamo chiamarlo, che è ospitato sul Fatto, se non sbaglio, e quindi lo si può seguire anche su questi giornali, ma lo scrive anche altrove, insomma. E parliamo di Grecia, e in particolare parliamo un po' di un fenomeno, siamo insomma quasi sotto le elezioni europee, quindi insomma c'è una mobilitazione in qualche modo nei vari paesi e in Grecia sta prendendo piede sempre più un fenomeno che in Grecia in sé già insomma, è esploso, ha avuto una sua crescita e adesso sta travalicando i confini nazionali ed è il fenomeno appunto Alexis Tsipras, non so se l'ho pronunciato bene. Ecco, è un esponente di sinistra, dell'estrema sinistra radicale, insomma, quindi anche una storia tutta quanta proprio dell'ortodossia del militante di sinistra, fin dai primi anni come studente, un giovane uomo perché è del 74. Ecco, io volevo parlare appunto con Francesco. Intanto, come collocare politicamente questo fenomeno, non diciamo destra-sinistra, sappiamo appunto di che si tratta, però. La Grecia sappiamo che sta vivendo un momento di grande crisi, c'è la Troica, c'è l'Europa che gli impone il rigore e così via. La nascita di questo fenomeno, appunto, sì, politico importante, con tante adesioni, è appunto frutto di questa precarietà o erano tempi maturi in qualche modo per questo tipo di affermazione? Buonasera, innanzitutto. Bah, io penso che l'operazione Tsipras, per come è stata congegnata, ma anche al di là di organizzazioni schematiche, sia la naturale conseguenza del fallimento della politica che si dice classica. Tu giustamente prima facevi riferimento alla storia di Alexis, è un giovane della sinistra classica, quindi viene da un certo tipo di mondo, ha delle ideologie determinate, però negli ultimi 2 anni nel nostro continente è capitato un qualcosa che penso travalichi le normali frontiere di destra, di sinistra, di centro. Non c'è più liberalismo, non c'è più conservatorismo. Io penso che queste categorie novecentesche, purtroppo, in questa fase di crisi siano un po' state messe da parte da un elemento di novità che è piombato nella nostra Europa come veramente un meteorite dallo spazio. E questa cosa si chiama Troica. Oggi penso che la contrapposizione tra fazioni partitiche e politiche non sia più tra destra e sinistra oppure tra un concetto di liberalismo o di conservatorismo, ma sia tra Troica e il resto d'Europa. Perché la Troica è quel soggetto a tre teste formato dai creditori di Fondo Monetario Internazionale, Banca Europea, Unione Europea, che svilisce in qualche modo la sovranità nazionale e impone una certa normativa, impone un governo ai vari stati membri, come se l'esecutivo di ogni stato eletto dai cittadini valesse praticamente zero. Tsipras cosa ha fatto? Mentre l'Italia l'ha scoperto, diciamo, negli ultimi 3 mesi, Tsipras la sua rivoluzione già l'ha vinta, perché nel maggio 2012, quando ci sono state le elezioni in Grecia, io mi trovavo lì proprio per seguire le elezioni, e durante i comizi di Tsipras, più che parole appartenenti classicamente alla sinistra, come diritti, come welfare, come lavoro, io ascoltavo anche altri termini diversi, più interessanti, e forse che si stavano per sposare con quella che di lì a poco sarebbe stata la vera tragedia greca della Troica. Alexis parlava di Rinascimento, Alexis parlava di nuovo Mediterraneo, declinava un attimo questi elementi in una forma nuova, come se avesse capito forse prima degli altri quello che sarebbe successo in Grecia, ovvero la Troica che di fatto fa le leggi, la Troica che di dice che oggi un operaio deve guadagnare 350 euro al mese, che un medico dopo 10 anni di studi deve essere assunto a 800 euro al mese, la Troica che oggi fa e disfa a proprio piacimento. Alexis Tsipras l'aveva compresa forse prima degli altri. Ecco che l'operazione che alcune intelligenze italiane, capitanate da Flores Narcais, da Andrea Camilleri, con diciamo, molto spazio offerto da alcuni media come proprio il Fatto Quotidiano,
L'operazione è un'operazione interessante, perché? Perché travalica il senso partitico in senso stretto. Questa è un'operazione nata dalle intelligenze che potrà svilupparsi sui caratteri del civismo, ecco, su quei binari in cui i cittadini forse si riconoscono. Pochi giorni fa si è votato in Sardegna, l'astensionismo ha sfiorato percentuali veramente drammatiche, per cui forse la soluzione partitica ma civica non può che essere sui binari del civismo, per un attimo bypassare quella politica che si dice democratica, che si dice alta di tutte le categorie e dei colori, ma che di fatto ha prodotto i disastri in Grecia e in Italia che vediamo oggi. Quindi l'operazione Tsipras è un'operazione interessante, però andrà calibrata. Ecco, magari nel proseguo della nostra conversazione ti dirò insomma quello che penso su come calibrare questa operazione. Sì, no, sicuramente è molto interessante. Allora, dobbiamo dire che è partito tutto da questo partito che era Siriza, da Tsipras, che ha avuto peraltro anche un incarico di fare il governo per un certo momento in Grecia, poi non c'è riuscito, insomma, ma ha avuto una grossa affermazione. Ecco, quello che è interessante è che praticamente qui si parla, se non sbaglio, questa lista europea, che peraltro tra i diciamo coloro che hanno appoggiato personaggi, c'è anche Barbara Spinelli, insomma un nome importante, mi pare che si chiami l'altra Europa con Tsipras, ecco, non è praticamente una sorta di lista che fa capo a partiti, come purtroppo ne stanno diciamo fiorendo molti in Europa, che anti-europeista, quindi con riflussi ovviamente nazionalistici, però è invece propositiva contro ovviamente questa gestione che vede appunto l'economia, il rigore come cupola un pochino di tutto quanto, questa sorta di burocrazia anche infinita che è europea. Ecco, quello che ti volevo chiedere, per quanto riguarda ecco, le proposte non economiche, quindi ok, siamo d'accordo, non al rigore, un po' più di allentamento, un po' più di possibilità anche di... perché sennò, ma questa è una cosa che secondo me sta penetrando anche all'interno della Troica, stanno capendo che non è troppo utile. Ecco, per quanto riguarda invece le proposte politiche non formalmente economiche, ma europeiste, ecco, questo partito come si colloca e cosa propone? Beh, il nome di Spinelli è altamente indicativo tra coloro che hanno caldeggiato l'operazione Tsipras. Ricordiamo che Barbara Spinelli è figlia del grande Altiero Spinelli, l'innovatore, il manifesto di Ventotene, uno dei padri fondatori assieme a Konrad Adenauer, al nostro Alcide De Gasperi, quindi facile immaginare di come l'elemento portante di questa nuova lista, ovviamente travalicando gli elementi economici, non può che passare dai capisaldi del manifesto di Ventotene, quindi una grande famiglia allargata, quindi un senso di solidarietà che non sia solo tale, ma che predisponga la responsabilità di tutti. Un nucleo familiare funziona se ognuno dei componenti del nucleo familiare porta un valore, per ovviamente avere una ridistribuzione di quello che avanza, quindi un'equità che diciamo non è ideologica. Forse, l'elemento di Spinelli che possa un attimo coniugare il manifesto di Ventotene in questo 2014 potrebbe essere ancora di buon auspicio, e non solo in senso romantico. Perché? Perché fino ad oggi l'Europa è fallita non solo economicamente, ma è fallita nell'approccio con l'uomo. In alcuni comizi che ho ascoltato di Tsipras nel 2012 in Grecia, mi faceva specie ascoltare come questo ragazzo parlasse in modo diverso, non parlava il politichese, non si esprimeva guardando alle ideologie, guardando ai grandi classici della riforma del mercato del lavoro, insomma, era una persona che prendeva dal vicino di casa. Il vicino di casa in Grecia, magari quello che non si occupava di politica, quello che non era ideologicamente compromesso, era quella persona che ha votato Tsipras. Attenzione, è lo stesso elettore che però ha votato anche Alba Dorata, perché Alba Dorata, il partito xenofobo greco che ha preso il 7% dopo 40 anni di embargo, è entrato in Parlamento, non ha preso solo voti della destra estrema, razzista e populista, ma ha preso anche voti del cittadino indignato, di quello che non ne poteva più di 30 anni di politiche socialiste e conservatrici che hanno prodotto il buco greco di oggi. Quindi dove sta il jolly di Tsipras? Sta nel perseguire il carattere del civismo non declinati politicamente.
Ecco perché quando 2 settimane fa è venuto a Roma, personalmente l'ho salutato con favore, ecco, la sua partecipazione alla stampa estera, al Teatro Valle. Forse diciamo, un errore è stato commesso quando è andato nella sede di Rifondazione da Ferrero, non perché diciamo, fosse un luogo non degno, ma perché forse in quel momento ha confuso anche l'elettorato non politicamente schierato che poteva essere, ecco, interessato a questo tipo di operazioni. Mi facevi riferimento ai temi non economici. Beh, i temi non economici al primo posto non possiamo che mettere la solidarietà. Guardate che oggi Italia e Grecia sono unite non soltanto da un debito pubblico spaventoso e dall'ombra della troica che anche in Italia abbiamo avuto come Mr. Spending Review Cottarelli e come Monti qualche mese prima. Italia e Grecia sono unite da un fenomeno drammatico che prende il nome di immigrazione. Oggi Lampedusa è un luogo dimenticato da tutta Europa, mentre l'ufficio europeo preposto al problema, che si chiama Frontex, ha sede a Varsavia, in Polonia. Il cortocircuito europeo è in questi dettagli. Oggi c'è una legge in cui l'immigrazione è scaricata alla responsabilità dell'Italia. Queste anime afflitte, che spesso arrivano anche senza più vita nel nostro paese, per legge sono affidate soltanto al soccorso italiano, e questa è una legge dello Stato. L'Italia da sola non è in grado di operare questo tipo di intervento, sia a livello materiale che a livello mentale. I dati greci che ci dicono che i vicini turchi purtroppo negli ultimi anni hanno favorito un tipo di immigrazione, tra virgolette, anche clandestina, aprendo le frontiere a nord della Grecia. Che significa che in questo travaso di responsabilità tra la Turchia, tra l'Europa e tra il resto d'Europa, l'Italia e la Grecia sono ritrovate da sole ad affrontare questa tragedia. Non può essere una soluzione il buonismo tout court, quello che alcuni impongono senza rendersi conto di quali siano i canoni, ecco, di approccio a questo problema. Però per esempio Tsipras ha proposto di andare lì a Bruxelles e battere i pugni. Devo dire che in questi anni che sono caratterizzati dalla Commissione Europea, peggiori che abbiamo avuto, lo dico senza retorica, il commissario europeo agli esteri, la baronessa Ashton, ha definito i nostri marò 2 guardie private e basta. Quindi non mi pare sarà ricordata questa commissione come un pozzo di scienza. Nessuno, neanche dei nostri europarlamentari o dei nostri, ha avuto il coraggio di andare lì a Bruxelles e battere i pugni sul tavolo. Bruxelles si è assentata quando l'Eurogruppo è stato monopolizzato dal ministro delle finanze Schäuble. Però se mi permetti, il segretario generale delle Nazioni Unite secondo me ha fatto una figura peggiore. Ban Ki-moon. Sì. Perché ha derubricato la cosetta come una scaramuccia quasi tra privati, quando invece, secondo me, questa è un pochino anche l'idea boniniana di avvalorare la questione internazionale, nel senso che può capitare a tutti, perché questo tipo di guardie poi ce l'hanno tutti quanti, perché la pirateria è un problema, insomma, le navi, i commerci e così via, l'ha portata su un piano giuridico internazionale, ma secondo me si è anche un po' pentito. Scusa se ti ho interrotto. No, assolutamente. Ma guarda, colgo proprio la palla al balzo, perché l'assenza della politica è determinante. In quei giorni l'allora ministro degli esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, ha avuto una posizione abbastanza incerta, salvo poi nell'ultimo anno farsi carico della questione. Per fortuna che il preparatissimo De Mistura poi è volato lì in India, sta curando, ma sono stati i giorni iniziali di carenza, ancora una volta la carenza, e torniamo sempre lì, la carenza della politica, la carenza dell'amministrazione produce elementi secondari, come può essere il voto di protesta. Il prossimo maggio sarà ricordato come le elezioni più euroscettiche della storia d'Europa, quindi accanto ai fenomeni xenofobi, ma non solo quelli di protesta, perché verosimilmente faranno numeri importanti il Fronte Nazionale di Marine Le Pen, la destra olandese di Wilders, anche i grillini potranno fare senza dubbio un ottimo risultato. Alba Dorata, se non sarà dichiarata illegale come nelle ultime ore il Parlamento greco vuole fare, avendo già cambiato nome, potrà andare incontro a sicuramente un risultato migliore di quello ricevuto alle politiche. Ma questo è il momento per fare del civismo il bastone per andare avanti. Ma come si fa il civismo? Non basta dire metto insieme 3-4 intellettuali, metto insieme tante idee bellissime al Kashmir affinché la gente mi voti. Un problema c'è in Italia, perché la nostra vicina di casa non conosce Tsipras. Tsipras viene conosciuto dagli intellettuali, insomma, da chi si occupa degli addetti ai lavori, da chi si occupa di queste questioni, da chi ha studiato da vicino il fenomeno greco o da chi se ne è appassionato strada facendo, per
perché si è reso conto che l'hashtag dei prossimi 3 mesi, usando, parafrasando Matteo Renzi, non può che essere come la Grecia, perché se noi nei prossimi 4 mesi non daremo una sterzata alla nostra economia, quindi dobbiamo sperare tutti, renziani e non renziani, che insomma l'operazione vada a buon fine, perché altrimenti, come ha detto Massimo Cacciari 2 sere fa, ci sarebbe solo l'oblio come alternativa. Noi non possiamo che fare il tifo per un'Europa diversa. L'Europa diversa come si fa però? Non si può andare a Bruxelles con cappello in mano, né si può andare a Bruxelles genuflessi. Un elemento che mi ha fatto specie è stato che Tsipras non sia stato rifiutato da Angela Merkel, dalla cancelliera Merkel, senza per questo voler demonizzare una delle persone più potenti di questo continente, ma questo è un fatto significativo e importante anche nei confronti internazionali. Uno dei primi media a studiare Alexis Tsipras è stato il New York Times e la BBC, in quel giugno del 2012 in cui mi trovavo in Grecia, l'uscita della Grecia dall'Eurozona era veramente a portata di mano. In quei giorni però soltanto una persona diede magari una sterzata che però non è stata presa in considerazione dai governanti del nostro continente, ed era l'allora premio Nobel per l'economia, che si chiama ancora Christopher Pissarides, che è un cipriota ma insegna alla London School of Economics, che disse una cosa molto molto interessante, ma fu subito messo da parte, chissà, forse per i famosi poteri occulti che ci comandano. Disse: perché non pensiamo a un default controllato della Grecia? Vuol dire pensare ad una sorta di fallimento con degli ammortizzatori non sociali, perché quelli riguardano purtroppo la nostra Fiat, ma degli ammortizzatori socio-economici, cioè pilotare la Grecia verso un fallimento organizzato, ordinato, di modo che diciamo, i conti correnti dei cittadini greci dal passaggio dall'euro alla dracma non fossero ridotti del 60%, come purtroppo oggi sarebbe se ci fosse questo passaggio repentino. Ma questa è un'idea che nessuno ha preso in considerazione, salvo trovarci oggi nel 2014 con un concetto di doppio binario europeo che nei fatti c'è già. Perché non è un'ipotesi lo scenario delle due Europe, ce n'è una, dalle Alpi in su, con la Germania, con i paesi del nord continente, con la Francia che pericolosamente sta invece tendendo verso la parte inferiore, e poi ci siamo noi, ci sono i paesi picchi, c'è il Mediterraneo, c'è il cuore dell'Europa. È come se un gruppo di amici decidesse di andare a cena una sera e su 10 amici uno solo avesse la possibilità di mangiare il salmone, mentre gli altri in tasca con 5 euro potrebbero solo mangiare una pizza. Beh, la maggioranza vince, quindi quel gruppo di amici quella sera dovrebbe dedicarsi alla pizza. Questa è la, se vuoi, una semplificazione plastica di quello che è l'Europa di oggi. Oggi solo la Germania può permettersi di mangiare il delizioso salmone, gli altri non hanno la struttura per farlo. Oggi il miliardario George Soros ha detto una cosa molto interessante, che la distruzione del salvataggio ellenico, l'ha chiamata proprio così, è colpa della Germania di Schäuble. E l'Europa potrà salvarsi soltanto se la Germania uscirà dall'Europa. Io non so se questa sia una provocazione oppure sia un'analisi ragionata. Detto questo, è una frase importante, perché non la dice un pericoloso comunista, no? Non la dice uno che ce l'ha con la Germania, la dice un imprenditore, insomma, uno che con il denaro ci ha a che fare tutti i giorni, la dice un uomo che si è fatto da solo, che insomma deve gestire quotidianamente i compromessi del denaro e del potere. Pensare ad un'Europa senza Germania a me farebbe impressione, perché tutti hanno concorso alla formazione di quell'Europa, ma dovremmo ricordare che l'Europa ha aiutato la Germania nella fase della ricomposizione, quando il muro di Berlino è venuto giù, quando un mondo è finito. La Germania è stata l'unico paese d'Europa a non riconoscere alla Grecia i danni di guerra. Questa è una battaglia che sta conducendo un arzillo ottantenne greco che si chiama Manolis Glenzos, che oggi è deputato del Syriza, del partito di Tsipras, che nel 1943 fece una cosa che mai nessuno ha più ripetuto. A soli 20 anni salì sull'Acropoli in una notte fredda ma con una luna piena spettacolare e ammainò la bandiera dei nazisti, sfidando la morte, issando la bandiera greca. Questo ragazzo è rimasto nella storia del suo paese, è stato arrestato diverse volte, processato e torturato sotto il regime dei colonnelli, e oggi, alla veneranda età che è la stessa del grande compositore Mikis Theodorakis, è sceso in piazza per lanciare lo yogurt contro il Parlamento greco, per raccontare quest'altra storia, per non morire di oblio, perché questa è gente che non ha un'età biologica, questa è gente che ha 18 anni sempre nella propria mente. Oggi questo Manolis Glenzos fa il deputato con Syriza ed è quello che si è intestato la battaglia per il riconoscimento dei danni di guerra della Germania alla Grecia. Beh, se tutti gli altri amici che si stanno ricongiungendo attorno al progetto della lista Tsipras prendessero un decimo della forza di questo di Manolis Glenzos, beh, io penso che anche la nostra vicina di casa da domani mattina saprebbe chi è Alexis Tsipras. Sì, è molto, molto chiaro e anche molto appassionato e entusiastico questo tuo dire. Io
Per quanto riguarda la prospettiva europea, penso che il fallimento che si può constatare sta nel fatto appunto che aver unificato un'Europa monetaria con euro e se si fermati lì non è una cosa razionalmente, politicamente, ma neanche economicamente sostenibile, perché l'Europa o è politica o è magari in una fase di transizione che sia rapida, prima monetaria e poi politica. Cioè in pratica per avere un'Europa, come per avere un paese federale, quello che bisogna intaccare, e che è una parola che secondo me non si parla mai, sono le sovranità nazionali. Questo è il tabù. Allora, stante a questo, io vado un pochino oltre e ho forse più in profondità con la domanda che ti ho fatto prima. La situazione economica è quella che è, d'accordo. Però quello che voglio dire, non possiamo, c'è la troica, può darsi che non ci sarà più, può darsi che sbatteranno fuori la Germania, può darsi tutto. Però quello che voglio dire è veramente per un'Europa, sarei in Europa, io lo spero, ma purtroppo non ne sono convinto, saremmo disposti noi singoli cittadini e anche i greci ad intaccare le sovranità nazionali, per esempio per diventare concittadini un giorno anche dei turchi? Erano detto a caso i turchi. Sì, guarda, il rapporto dei greci con i turchi è sensibilmente migliorato nel corso degli ultimi anni. È più una vexata questio che viviamo noi fuori dai confini nazionali, nel senso che le provocazioni quotidiane persistono, perché ci sono casi di sconfinamento dello spazio aereo, ci sono stati dei militari che hanno perso la vita in occasione di giochi di guerra, c'è il discorso di un governo di Erdogan che sta un attimo bruciando i crediti che aveva acquisito negli ultimi 5 anni, perché non dimentichiamo che negli ultimi 5 anni Erdogan era stato assunto come leader che aveva tentato di staccare la spina ad un'impostazione legata alla religione e si stava avvicinando ad un concetto di laicità come quella di Kemal Atatürk. Le ultime vicende degli ultimi 3 mesi, con il grande scandalo del governo, con le leggi purtroppo che Erdogan ha approvato contro la libertà di stampa, per il controllo della magistratura, questa veramente, veramente grave e degna veramente del peggior terzo mondo, stanno un attimo intaccando quelli che erano i risultati raggiunti. I greci con i turchi non hanno nessun tipo di problema sociale, persino a Cipro, dove c'è una situazione drammatica con le truppe turche che hanno invaso l'isola, i cittadini ciprioti non hanno nessun tipo di problema a ricongiungersi con i nord ciprioti che ormai vivono lì da 30 anni, quindi la convivenza di fatto c'è già. Il problema piuttosto sta nella classe dirigente, cioè i cittadini per una volta sono ancora più avanti della politica. Il generale De Gaulle diceva una frase bellissima: la politica è cosa troppo seria per essere lasciata ai politici. Non è fare antipolitica, non è essere grillini tout court, ma quando si toccano certi argomenti bisogna avere la franchezza di dirci le cose chiare in faccia. L'occasione per andare a Bruxelles e spiegare che quel tipo di politica era sbagliata l'hanno avuta tutti i ministri dell'economia italiani e greci, ma non l'ha fatto nessuno. Auspichi una specie di rottamazione di un certo ceto politico burocratico incancrenitosi nella gestione di questa Europa, perché in qualche modo ritieni che insomma c'è una certa maturità della cittadinanza civica europeistica, nel senso che effettivamente ci si possa sentire concittadini l'italiano, del portoghese, il greco, del turco o con l'italiano e così via. Sì, anche perché se non fosse così l'alternativa sarebbe l'oblio. I cittadini olandesi e tedeschi oggi sono stupidi per prestare soldi alla Grecia, e lo sai perché? Perché sono consapevoli come noi che la Grecia non sarà in grado di restituire quei denari. Questo è il segreto di Pulcinella: la Grecia non è in grado di restituire il prestito ottenuto, lo sanno tutti, però quella è la medicina che ha scelto la Troica. La Troica sta di fatto soffiando sul fuoco delle proteste cittadine. Se domani ci sarà una guerra civile in Europa, e non è escluso questo scenario, la responsabilità sarà della Troica, perché se io sono pienamente consapevole che una medicina non mi sana quella malattia, ma me la raddoppia e la somministro ugualmente a quel paziente, sono corresponsabile delle cause successive. I cittadini francesi hanno fatto un esperimento qualche mese fa, era ottobre, le patisserie hanno messo in vendita la baguette del giorno prima,
baguette, diciamo, già la sera stessa è immangiabile. Immaginiamo il giorno dopo che pane è, alla metà del prezzo originario. L'esperimento è riuscito perché tutti i cittadini francesi hanno comprato la baguette del giorno dopo, pagandola alla metà. Significa che anche la Francia è un malato grave, che la cura Hollande non sta funzionando, che le riforme promesse da Sarkozy forse non sono state portate a termine, e significa che i cittadini stanno maturando questa consapevolezza. I voti di Marine Le Pen non sono voti solo di destra. C'è il vicino di casa, c'è l'imprenditore che non riesce a far fronte agli stipendi dei suoi dipendenti, c'è il miliardario che non è più miliardario, c'è il povero che è diventato ancora più povero, c'è il clochard che si è incavolato e ha detto: io vado a votare Marine Le Pen. È quello che è successo in Grecia, con le proporzioni, con i numeri diversi. Allora, la consapevolezza del cittadino europeo sta nel fatto che se la politica non è capace di dare una risposta, io non sto giustificando l'antipolitica, perché non è neanche quella la risposta, ma dobbiamo stare attenti, perché questa volta l'alternativa non c'è una via di fuga. Noi stiamo pericolosamente avvicinandoci verso una potenziale guerra civile europea. I fatti di Kiev non sono lontani. Quando ascolto qualche dirigente, anche quando qualche mio collega, sottovalutare questi elementi dicendo: ah, ma noi non siamo come la Grecia, questo è frutto di ipotesi da Cassandre, a me vengono i brividi. Perché anche prima di Hitler si sottovalutava quei fatti. Io ricordo tantissimi film, tantissimi articoli di giornali in cui si sottovalutava, persino gli stessi ebrei non si rendevano conto di quello che di lì a poco sarebbe accaduto. La sottovalutazione degli elementi è uno dei difetti peggiori che possa avere un politico oggi. Ma proseguire con questa deriva è ancora più tragico. Quindi io magari non userei il termine rottamazione, perché non sono appassionato di slogan, perché poi con gli slogan si può far presa un attimo per qualche minuto, poi servono i contenuti. A fare il ministro dell'economia non si può mettere il vicino di casa, bisogna mettere comunque un professore universitario, uno che di conti se ne intende. Però detto questo, le prossime elezioni europee di maggio sono l'ultima chance per la politica continentale, non solo per quella italiana, che manda spesso in Europa chi non ha ottenuto il nostro appuntino al Consiglio regionale o a fare il deputato. Quella è un'ultima frontiera. Mancare quel bersaglio significherebbe aprire a una serie di opzioni assolutamente indecifrabili, tra cui anche quella della violenza sociale. Guardate che oggi in Grecia, se non ci fosse stato Medici Senza Frontiere, alcuni malati non sarebbero potuti curare. Alcuni numeri che oggi l'Istat ci fornisce, e se andiamo a scorrere sull'agenzia ANSA degli ultimi 3 mesi lo possiamo dare per certo, quindi non sono numeri che dico io, ci rivela che cosa? Che l'italiano fa economia nel carrello della spesa, ma un'economia pesante. Il pesce, molti italiani lo comprano una volta al mese, la carne è diventata un lusso da mangiare 2 volte al mese o 3, si riempie il carrello di pasta e di pane. Questi sono numeri che accadevano in Grecia 2 anni fa. L'italiano comincia a risparmiare nelle visite specialistiche mediche, l'italiano comincia a risparmiare nella manutenzione della propria auto. Sono tutti elementi che, se messi in fila, ci danno un quadro che 3 anni fa non avevamo. I suicidi da crisi in Grecia, oggi fermi a 2200 unità. Beh, nel Veneto ci sono dei numeri che ogni tanto escono fuori, ma il giorno dopo vengono riposti nel dimenticatoio dei giornali. Significa che questo è un paese che sta soffrendo, questo è un continente che sta soffrendo. In Inghilterra, oggi, un ragazzo italiano che vuole fare il barman non ha più così facilità di trovare quel posto come 3-4 anni fa, che con 1200 euro, 1500 euro un ragazzo italiano faceva il barman e si pagava gli studi. Oggi questo scenario è scomparso. Io ho parlato recentemente con gente che è andata lì a Londra per fare il famoso salto che si faceva fino a 3-4 anni fa. Oggi questo salto non si può fare più. Oggi l'unico territorio Felix è la Germania. Ma quanto durerà questo paradiso? Sì, no, sicuramente sono delle previsioni le tue, secondo me, che condivido anch'io. Sono un po' più pessimista per quanto riguarda la consapevolezza dei cittadini, che comunque sia sono stati allevati, almeno fino a qualche decennio fa, istruiti da culture che in qualche modo sono nazionalistiche. E quindi questa consapevolezza europeistica, che sarebbe importante, secondo me non l'hanno ben maturata. Ma io, siccome siamo quasi in chiusura, abbiamo 3 minuti, volevo farti dire qualcosa importante anche questo sul tuo nuovo libro, Eroe greco d'Europa, per Albeggi Edizioni. Un piccolo spottino di qualche minuto.
l'abbiamo presentato pochi giorni fa al Centro Studi Americani di Roma. Questo è un libro che io ho scritto su stimolo, insomma, della casa editrice Albeggi, che insomma ha pescato in questo ircocervo di sogni, di auspici, di entusiasmi. Chi l'ha detto che per scrivere un libro sulla Grecia bisogna solo elencare numeri nefasti e cifre drammatiche? Abbiamo scommesso su questa pubblicazione perché oggi il vero eroe d'Europa è il greco. Perché? Perché sta subendo quello che sta subendo, e soprattutto nella sua storia ci sono esempi che ci dicono come il greco, quando è messo con le spalle al muro, dà il meglio di sé. Leonida alle Termopili, con 300 spartiati, ha fatto fronte all'esercito da 1 milione di reserse, al famoso esercito dei terribili di reserse. Il patriota Athanasios Diakos, che era un diacono, nel 1821, quando i greci erano invasi dai turchi, fu catturato e i turchi gli dissero: ma tu chi sei? Se avesse detto turco avrebbe avuto salva la vita. Lui rispose: sono nato greco e morirò greco. Andando incontro ad una morte orribile, fu ucciso impalato ad uno spiedo e arrostito come un agnello. Ma da lì partì la rivolta, che poi si concretizzò nella rivoluzione, nella festa della liberazione contro 300 anni di dominazione turca. Ma altri esempi vicini a noi: quest'anno una scienziata greca che si chiama Chrissa Kouveliotis è stata chiamata alla NASA come tra le 20 migliori scienziate del mondo. Un altro esempio eclatante è il basketballista Giovanni Adektopumpo, che è un greco di seconda generazione, nato da genitori africani, allevato ad Atene tra mille stenti dei genitori. Oggi è stato chiamato negli Stati Uniti come il 15° giocatore di basket più importante e pagato del pianeta. Questo che significa? Non significa soltanto che un popolo ha bisogno di un eroe. Certo che ha bisogno di eroi un popolo. Se non ci fosse stato Leonardo da Vinci, Garibaldi o questi grandi esempi, che cosa avremmo scritto nei libri di storia? Solo fallimenti. Significa che oggi un euro-rinascimento mediterraneo non solo è possibile, ma deve essere l'ordine del giorno. Oggi non c'è più destra, sinistra, bianchi, neri. Oggi c'è l'Europa nuova o la troica. Questa è la battaglia che si sta giocando oggi. Allora noi ci siamo dimenticati chi siamo. Il diritto l'hanno inventato i romani, la filosofia, la medicina, le arti l'hanno inventata i greci. Se noi non ritroveremo questo spirito comunitario partendo dal Mediterraneo, l'Europa perirà. Bene Francesco, ti ringrazio di questa tua partecipazione in questo Libero. Grazie a voi. Speriamo che ci saranno aggiornamenti e evoluzioni della situazione greca, ovviamente in miglioramento, e potremo parlarne qui con te ancora su Libero TV. Grazie a voi, buona serata, alla prossima. D'accordo, grazie ancora, ti ringrazio, ciao, restituisco la linea alla regia.